Cesira Luciani è la pronipote del beato Nunzio Sulprizio, che domenica 14 ottobre sarà proclamato santo da Papa Francesco. Un'intera comunità è in fibrillazione, la signora Cesira ancora di più, visto che è discendente diretta, pronipote per via del nonno che era cugino del beato Nunzio. Cesira racconta la storia del santo, nato a Pesco Sansonesco nel 1817 e morto a Napoli nel 1836 ad appena 19 anni. Rimasto orfano, visse dapprima con la nonna, poi con lo zio che lo avviò al mestiere di fabbro, ma si ammalò e pian piano la cancrena che aveva al piede prese il sopravvento. Nonostante le cure a Napoli, lì purtroppo morì nemmeno ventenne. La fama di Nunzio, molto devoto alla Madonna, si era diffusa in città grazie all'esemplare sopportazione della malattia. Il Papa aveva autorizzato il 9 giugno scorso il decreto sul riconoscimento del miracolo attribuito al beato Nunzio per la sua canonizzazione, quello della guarigione di un giovane pugliese di Taranto coinvolto in un gravissimo incidente stradale. Signora, ma cosa si prova ad essere parente di un santo? Gioia e commozione nello stesso tempo. Allora, mio nonno era il cugino proprio carnale del beato Nunzio. Da tutti i parenti io ho appreso appunto che era molto paziente, era di una bontà infinita e qualsiasi cosa non si preoccupava mai. La sua caratteristica era essere sempre contenti, la sua caratteristica era la gioia. La gioia era la caratteristica della sua vita e qualsiasi cosa diceva la volontà di Dio. Cesira racconta di diversi miracoli fatti dal beato Nunzio, ma quest'ultimo riconosciuto. Succede che entro l'anno avviene questo grande miracolo di questo giovane di Taranto, il quale andando in moto c'è un grande incidente, lui in coma irreversibile, però devoto del santo perché portava sempre un'immaginetta nel suo portamonete. E mentre era nel letto, e allora la madre mette sotto il guanciale l'immagine del santo. Poi insieme al marito dicono: ma andiamo a prendere una reliquia a Napoli. Poi il padre aveva l'acqua miracolosa di Ripa Rossa, ha inzuppato con quest'acqua un po' di ovatta, gliel'ha messa nella fronte. Dopo un po' questo ragazzo si mette a sedere e dice: dove sta? Dove sta quel giovane che mi chiama? Mi ha detto che devo tornare, mi ha detto che devo tornare. Poi fanno vedere l'immagine, dice sì, è lui.